Bill Clinton, che mi saluta. Dear Guido, la metteremo sul sito adesso. Si complimenta per lo splendido lavoro che l'Italia sta facendo ad Haiti e si augura di incontrarmi presto per poter andare avanti nell'organizzazione di tutta una serie di attività che lui vuole promuovere anche in collaborazione con il nostro paese. Quando ho visto Clinton ad Haiti alla fine di marzo, salutandolo, mi era pure venuta voglia di fare una battuta che poi non ho fatto, perché gli volevo dire: caro Presidente, qui lei e io abbiamo un problema che si chiama Monica. Poi però ho evitato di farla questa battuta perché, come vedremo, mentre io non credo di avere personalmente avuto problemi reali con questa Monica, lui probabilmente invece qualche piccola problemuccio ce l'ha avuto. A parte gli scherzi, speravo di poter incontrare tutti voi in un giorno positivo. Sognavo di poter commentare con voi l'archiviazione oppure lo stralcio di quella che è la mia posizione dalla nota vicenda di questo procedimento penale in corso per i fatti che sono stati, come sapete, determinati anche da attività che mi hanno riguardato. Speravo che questo potesse essere possibile, magari non oggi, certo, mi auguravo però che nell'arco di qualche settimana, oppure al massimo di qualche mese, la posizione fosse chiarita. Mi rendo conto che sulla base di tutto quello che accade ogni giorno, probabilmente questa indagine, questa inchiesta è destinata a protrarsi nel tempo. E quindi, visto un po' quello che è il trattamento, quelli che sono i commenti, quelli che sono i riferimenti che vengono fatti sempre e continuamente al G8, alla Protezione Civile, per tutta una serie di vicende che, come emerge in tutta evidenza, nulla hanno a che fare con quello che è successo, con quello che abbiamo realizzato alla Maddalena, era importante per me mettere un punto fermo e chiarire quindi con voi tutta una serie di situazioni. Ho incontrato, come sapete, i magistrati a Perugia durante il mese di aprile, sono stato con loro per 6 ore, credo di averli tediati anche con tutte quelle che sono state le dettagliate informazioni che ho fornito. Voglio subito dire che sono rimasto molto impressionato dalla loro serietà, dalla loro severità, ma anche dalla loro professionalità e dall'equilibrio con il quale hanno gestito quell'interrogatorio. Quindi non lo dico come frase fatta, ma confermo ancora una volta la mia totale fiducia nei confronti della magistratura, soprattutto dei magistrati di Perugia, che come è noto non sono la fonte di tutta questa vicenda. E questo credo che sia un aspetto che va chiarito.